Zona economica speciale ai nastri di partenza, il cui piano è stato approvato dalla giunta regionale e presentato oggi nella sala consiliare del comune di San Ferdinando, alla presenza di molti sindaci calabresi, non solo della piana di Gioia Tauro, del governatore Mario Oliverio, del sindaco metropolitano Giuseppe Falco Matà e dell'assessore regionale ai trasporti Francesco Russo. Piano che ha tutte le carte in regola per rappresentare la svolta economica e sociale di un'intera regione. Uno strumento importante che abbiamo portato in porto dopo decenni di auspici, di impegni, di promesse appunto che non sono mai realizzate. Noi abbiamo lavorato in questi 3 anni sodo in un rapporto con il governo nazionale, in modo particolare con il ministro De Vincenti e con la Commissione europea. Siamo riusciti a portare a buon fine uno strumento formidabile per lo sviluppo della nostra regione. Il cuore della ZES è l'area di Gioia Tauro, l'area che insiste intorno al porto di Gioia Tauro, oltre 1000 ettari appunto dei 2460 sono concentrati su Gioia Tauro, come è giusto che fosse. È uno strumento che consentirà di attrarre investimenti perché offre condizioni di agevolazioni fiscali, possibilità di ricorso al credito d'imposta, semplificazione nelle procedure. Abbiamo definito la proposta di piano strategico approvata dalla Giunta, ora c'è un ultimo atto che è solo praticamente un atto dovuto. Io ho parlato proprio ieri con il ministro De Vincenti per concludere un iter che è stato avviato con la nostra proposta che abbiamo avanzato al governo, che ha avuto con l'approvazione del disegno di legge 91 il 1° d'agosto del 2017 un passaggio fondamentale, perché lì c'è appunto la legge istitutiva della ZES e poi i decreti successivi, ultimo dei quali quello del sottoscritto dal presidente Gentiloni appunto per la definitiva articolazione della ZES. Ora c'è solo l'atto finale, formale, che è quello dell'approvazione del piano strategico che noi abbiamo già approvato come giunta e abbiamo proposto al governo. E sulla controversia tra autorità portuale e gestore dello scalo gioese, ossia la Conship con la MCT, il governatore è ottimista. Questo scontro dell'MCT, praticamente noi stiamo lavorando, devo dire, anche con il ministro Del Rio perché ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di MCT e soprattutto perché anche l'armatore MSC possa, come dire, assumere una posizione che sia di rispetto degli impegni e soprattutto di sviluppo del traffico appunto sul porto dei traffici sul porto di Gioia Tauro. Ho visto che a Ponte nei giorni scorsi ha espresso interesse appunto, o meglio ha riconfermato interesse in questa direzione. So che c'è stato un contatto tra il ministro Del Rio nelle settimane scorse e a Ponte perché appunto si possa dispiegare questo impegno e questa strada. Noi faremo di tutto perché questo avvenga, perché riteniamo che il porto di Gioia Tauro, per le caratteristiche che ha, è un porto, una infrastruttura di interesse nazionale ed europeo, perché sulla riva europea del Mediterraneo il porto di Gioia Tauro è il porto che ha più, come dire, è più rispondente alla logistica, alle caratteristiche, alla capacità di intercettare i traffici e di farne una porta dell'Europa e dell'Italia sul Mediterraneo.